si dà esempio nel parlare. E noi vogliamo veramente essere di esempio nel parlare, Signore. E il parlare deve cambiare. Com'è il mio parlare? Com'è il tuo parlare in questi giorni? Io so che il mio Redentore vive, io so che tu mi darai la parola giusta al momento giusto, anche quando attraversiamo momenti difficili. Il Signore ci tiene fermi, il Signore ti tiene fermo, il Signore vuole che tu continui ad essere perseverante. Ti ricordi come parlavi prima? Volevi avere sempre ragione. Ti uscivano parole che non... Ora tu sei cambiato, sei una nuova creatura. Volevo dire, Signore, questa mattina aiutaci a comprendere che la lettera non è una lettera da archiviare, ma è una lettera che serve a noi anche oggi. Si dà esempio non solo nel parlare, ma anche nella condotta. Ma il Signore vuole questa mattina che siamo fedeli e portiamo ancora la testimonianza di Cristo. Applicati alla lettura. Vedete, la lettura è importante, l'esortazione, all'insegnamento. A chi stai guardando oggi? E guardando a qualcuno che ha più possibilità di te, che ha più qualità di te, noi vogliamo guardare Cristo. Noi vogliamo assomigliare a Cristo Gesù. Noi vogliamo essere destinatari di questa lettera. Se qualcuno arriva a questa lettera, cosa vuoi fare di questa lettera? La vuoi archiviare? Sono sempre le stesse parole? No, il Signore è vivente e ogni giorno vuole che abbiamo da Lui e prendiamo da Lui le parole giuste al momento giusto. Sto concludendo con un esempio che fa parte della parola di Dio, quello di Giuseppe, che sappiamo Giuseppe amava il Signore, amava la famiglia, nonostante non lo amassero, amava anche se non era amato. E Giuseppe è stato premiato dal Signore. Giuseppe è stato veramente un uomo di Dio. Ripeto, battuto, odiato, gettato via, venduto, ricevette di tutto, ma è rimasto fedele al suo Signore. E permettetemi di dire, chi ama, chi rispetta il Signore, anche se rimane solo, riceve sempre la ricompensa dal Signore. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.